presentiamo un libro, Strabismi, dell'amico Annino. Gli argomenti del libro li lascio ai presentatori. E sarebbe bello che poi, al di là della normale presentazione piacevole che può essere fatta, che voi possiate intervenire e dialogare chiaramente con Annino sulle problematiche che eventualmente sulle quali verrete stimolati. Vi ringrazio e do la parola a Anthony Muloni, che insieme all'amico e avvocato Pasquale Ramazzotti hanno il compito di presentare il libro. Grazie, grazie Beppe, grazie a tutti voi per essere qua, grazie ad Annino per averci voluto qua e grazie naturalmente all'avvocato Ramazzotti. E, insomma, per me è stata una felice coincidenza questa di avere incrociato Beppe Vignolo che ha voluto che fossimo qua e che accompagnassimo Annino in questo rientro letterario, questa fase della sua vita qua in Sardegna. Tra le mie tante esperienze giornalistiche, cioè, sono stato biografo di un ex presidente della Repubblica come Francesco Cossiga, ma sono stato anche il biografo di un grande ex bandito come Peppino Pes, e dunque mi sono avvicinato alla lettura degli scritti di Annino Mele, prima ancora di questo, con la curiosità di capire quali potessero essere le differenze, quali potessero essere le analogie, quali potessero essere i percorsi di vita che hanno accompagnato questa un'esperienza umana che è non solo quella delle attività della gioventù, delle attività di antagonismo nei confronti dello Stato, nei confronti delle leggi volute dallo Stato, nei confronti delle modalità di regolazione dei dissidi o delle controversie secondo un codice tutto particolare, diverso da quello dello Stato, ma poi anche l'esperienza del carcere. Peppino Pes diceva: io potrei scrivere una guida Michelin dei carceri italiani. Nei miei primi 10 anni ho subito quasi 50 trasferimenti, perché tutte le volte che arrivavo in un carcere, dopo un mese, 2 mesi, il direttore vedeva che prendevo troppo piede e cominciava e chiedeva che fossi trasferito. Dunque l'esperienza del carcere, l'esperienza del sistema, vivere il sistema da dentro, è un'altra grande esperienza di vita che viene elaborata certamente da chi l'ha vissuta, e poi quando si ha la fortuna di avere la sensibilità che Annino dimostra, ha dimostrato in questo libro e negli altri suoi scritti, viene messa a disposizione della riflessione della società. È il racconto di un'esperienza personale, è il racconto di una elaborazione di occhi che hanno visto, di anime che hanno vissuto e di esperienze che vengono messe a disposizione dell'analisi di tutti. E poi insomma c'è anche il periodo del rientro in società. Per me fu molto interessante indagare il periodo di Peppino Pes post riabilitazione, incassata la riabilitazione dallo Stato italiano, dunque espiata la pena, pagato il debito, il rientro vero da cittadino con tutti i diritti nella società, lo stesso percorso che auguro possa compiersi a breve per Annino. Dunque ci sono almeno 3 vite che possono essere raccontate e messe a disposizione di chi vuole avvicinarsi, con gli occhi di chi vuole capire, di chi vuole imparare, di chi vuole leggere, di chi vuole sentire, magari senza giudicare, cercando di capire quali possono essere i percorsi che gli uomini e le donne fanno. Sono esperienze, mi ricordo sempre al mio paese, dicevano: il carcere è un fatto per gli uomini, è un'esperienza per gli uomini. E dunque ci sono, leggendo questo libro, ma ripeto, questo libro non può essere presentato da solo e non può essere letto da solo se non all'interno di un percorso letterario, di un percorso di racconto che Annino ha avviato. Leggendo questo libro si trova, sono molto d'accordo con quello che scrive Gio Maria Bellu nella prefazione, cioè non c'è il mito, la mitizzazione del sardo, che da una parte buono se lo lasci in pace, ma tremendo, vendicativo se invece subisce. No,
c'è un racconto di un uomo pacato, di un racconto di un uomo maturo che cerca, appunto, che ha fatto una sua elaborazione dei fatti e che cerca di metterla a disposizione. Probabilmente serve a lui questo percorso, ma io credo che possa servire anche a tutti noi che ci avviciniamo a capire cosa accade, e capendo cosa accade possiamo, a una persona singola, possiamo capire ancora meglio quello che accade all'interno della nostra società. Ecco, io vorrei lascerei fare un saluto anche all'avvocato Ramazzotti prima di entrare nella presentazione del libro, che io vorrei portare avanti anche facendo delle domande all'autore stesso. Grazie in particolare, consentitemi prima di tutti, ad Annino, intanto della sua presenza qui, e lui con noi e noi da lui, come in altre occasioni di altre presentazioni in luoghi in cui l'affetto era probabilmente pari a quello che lo circonda oggi, ma certamente la condizione era diversa. E a tutti voi che siete qui presenti in questo momento di incontro, e di felice incontro, non da ultimo a Giuseppe, che ringrazio per avermi chiesto e proposto di essere qui presente, peraltro in relazione ad un libro. Io credo di averli letti pressoché tutti i libri di Annino, devo dire sfasando nei tempi della loro pubblicazione. Il primo fu l'autobiografia, che lessi quando l'Unione Sarda lo proposa nella collana. Mi colpì, non fui l'unico ad essere colpito, una persona, posso citarla perché fu una conversazione che mi portò a leggerlo, la curiosità di leggerlo nacque da un incontro con il professor Concas, Gigi Concas, che a tutti in Sardegna credo sia noto, che mi disse: ha letto il libro di me? Ho detto no, professore, non l'ho letto. Ha detto: lo legga, bellissimo, scritto benissimo, con quel fare piuttosto deciso. Sì, non volevo tirare troppo, sì. E con il piglio molto determinato e sicuro che lo contraddistingue. E fu un contatto e fu una fascinazione, adesso una parola piuttosto forte, poi l'incontro personale qualche anno fa e poi la lettura. Tra tutti i libri, non dico che sia quello che più mi è piaciuto, devo dire che forse è quello che più mi è piaciuto. E quindi grazie per avermi, senza che questa predilezione fosse stata da me comunicata, chiesto di presentarlo. Io trovo che in questo libro Annino raggiunga una felicissima combinazione di due aspetti della sua qualità di scrittore nell'affrontare temi che sono talvolta temi sotto la forma del racconto, della storia raccontata di eventi, di saghe familiari, e altre volte hanno una prospettiva più, come dire, tra virgolette saggistica, con una componente personale, ma con la valutazione di problemi generali affrontati proprio così, di petto, come problemi generali e complessivi, anche poi con proposte, non so, la proposta, ricordo in una delle opere più recenti, per il modo di affrontare e risolvere il problema degli incendi in Sardegna e altre. In questo libro vi è una combinazione di temi che direi strettamente letterari, di racconto lirico e di riflessione su una vicenda che è la propria vicenda nelle esperienze, in alcune esperienze di detenzione, e dal racconto di questa esperienza vengono da soli, vengono con una riflessione che è naturale, i temi generali e i temi di riflessione sul carcere, sull'ergastolo ostativo, sulla condizione del detenuto, sulla dignità umana negata e calpestata nel sistema dell'esecuzione penitenziaria, e con poi i ritorni al racconto delle cose buone, delle cose belle, delle cose che stanno a cuore ad
Annino Mele. La retorica deve essere sempre una tentazione alla quale rifugire, ci cado, l'ho detto. Ma vi è un approccio, non uso parole complicate, è complessivo a tutti i temi, e sono tanti che si intrecciano in questo libro, che è l'approccio della prevalenza dei valori. È un libro con valori e di valori. Sono valori che sono chiarissimi, che sono esplicitati e che quando non sono esplicitati vengono vissuti e raccontati attraverso le storie che compongono l'intreccio. Il primo valore è il valore del rispetto della persona. Il valore del rispetto della persona, da che è portatrice di bisogni che devono essere soddisfatti. È l'individuazione dei bisogni che propone perché la persona si realizzi. E i valori che Giannino propone perché la persona si realizzi sono valori che ricava dal racconto, nella memoria della sua esperienza di uomo libero, di uomo non più libero di tornare di passare davanti alla caserma dei carabinieri, ma libero nelle campagne, la latitanza. E quindi la natura che è la natura raccontata, la natura vissuta durante la vicenda della latitanza, che diventa la natura altra, quella che è dietro le sbarre di quel carcere. La dignità dell'uomo, i valori del rispetto della persona, che sono nel chiaroscuro del racconto, invece nell'oscuro, dopo quel chiaro, della vita carceraria, è l'annientamento del valore della dignità della persona, dell'articolo 3 della Costituzione, la dignità del cittadino che deve essere tutelata in tutte, al di là delle diversità anche sociali e di condizione, e dunque di condizione quella carceraria, quella della limitazione della libertà. Mi fermo qui, questa è secondo me una chiave di lettura felicissima, perché trova nel racconto e quindi nell'amore della natura, nell'amore della libertà, nell'apprezzare i profumi, le erbe, i sapori, i colori, quella luna che sta sulla collinetta, vero Annino? No? Quel pezzo di luna che sta sulla collinetta. E poi, e questo lo dico però, che non volevo dimenticarmelo, ci sono anche delle invenzioni di personaggi, beh sì, che sono delle formidabili invenzioni letterarie. Urria, chi di voi ha letto il libro sa chi è Urria, chi non l'ha letto peggio per lui, glielo dico? Urria, glielo dico. Cos'è Urria? Cosa significa Urria? Ma il personaggio è il cane latitante, e qui c'è un apologo, scusatemi adesso, io l'ho riletto due volte, il primo o secondo capitolo Urria e poi il penultimo la morte di Urria prima di libertà. È il cane che assume un duca ballocco, che è scacciato dagli altri cani e se ne sta nella sua collinetta accartocciato con la testa che fa tutt'uno a cerchio con la coda, e poi piano piano il rapporto con l'uomo e diventa il compagno della latitanza. È una di valori. I valori positivi, il valore della natura, il valore degli esseri animati, il valore per gli esseri sensibili, la dignità dell'uomo è in contrasto poi nei capitoli che si intersecano, che si incrociano con l'annientamento dell'uomo, della libertà, della dignità, in quella autorità che si esprime cancellando i diritti, il diritto che diventa il contrario del diritto, la legalità che diventa illegalità, l'ordine senza spiegazione, il cambiamento dei criteri nei quali la vita quotidiana, in quelle piccole opportunità che la restrizione carceraria, la restrizione dell'isolamento può dare e che vengono violate, vengono ridotte, vengono eliminate senza un cambiamento spiegato, giustificato, motivato solo perché te lo ordino.
l'atrocità di questa condizione e poi il ritorno ai valori positivi. Allora quella retorica che volevo usare è che la uso e che uso, io non so se Annino sia un estimatore dell'Emilio, però vi è una visione pedagogica del suo approccio ai temi della vita, ai temi dei valori, ai temi della vita e dei valori proposti ai giovani. I giovani sono sempre il suo interlocutore morale. È un libro che ha una componente pedagogica fortissima. Si può essere d'accordo o in disaccordo con alcune fissazioni, posso dire fissazioni polemiche, alcuni punti sui quali la polemica di Annino è costante, in questo e in tutti i libri che io ho letto. La droga, il mondo della droga. Se ci fosse una visione manichea del mondo, il bene e il male, la droga è il male e tante altre cose che magari a taluno potrebbero apparire, forse non proprio, sono in un mondo in cui ci si può salvare, ma con la droga non ci si salva, c'è proprio perdizione, è inferno profondo, nulla purgatorio nemmeno, la droga è il male assoluto. Va bene, è una cosa. Ma c'è, al di là si può essere d'accordo e non si può essere, per fortuna si può essere anche in disaccordo, ma perdonatemi, sto finendo, mi sono fatto prendere la mano, c'è in questo una coerenza. La droga e il disvalore della droga è nel pericolo per la libertà dei giovani. Non è la droga come male, perché la droga è piacere, no alla droga, no al sesso, no a ciò che può essere un'occasione di piacere della vita, no alla droga perché può essere una schiavitù per i giovani. Allora l'idea della libertà, l'idea della didattica, l'idea di proposta di modelli naturali e positivi, e i giovani sono sempre di fronte a lui. Grazie di averci dato questo libro. E scusatemi. Grazie avvocato. È arrivato l'onorevole Cannavera della comunità La Collina, lo coinvolgiamo subito, insomma, subito appena entriamo nel vivo del libro con Annino. Ha detto bene l'avvocato, il personaggio di Urria è il personaggio vivo, è un personaggio anche se muore nel penultimo capitolo, il personaggio vivo di questo libro. Questo libro ha una particolarità, secondo me, l'ho detto prima nell'intervento introduttivo, è un libro che ha un'anima, perché l'anima ce l'ha chi l'ha scritto, è un libro che è pieno, che trasuda sentimento, che trasuda emozione, che trasuda sensibilità, poi dicevo può essere, per noi può essere piccola, grande, può essere, ci sono cose che sono descritte in maniera, Annino si dilunga, diciamo, descrivere alcune cose, magari alcuni di noi le avrebbero trascurate, altre invece sono raccontate frettolosamente e forse per alcuni di noi avrebbero meritato un racconto più approfondito, ma è proprio questo che ci rivela il fatto che questo libro ha un'anima, è l'anima di chi lo ha scritto, sono le emozioni di chi lo ha scritto, e io credo che siano rinvenibili un po' in tutti i capitoli. Certo, Urria, il cane che inizia a fare compagnia, che impara a seguire anche le modalità attraverso le quali ci si rende piatti attorno alla terra, si appoggia l'orecchio per capire i passi, si comincia a capire cosa sono i cinghiali e cosa sono gli altri rumori che arriveranno, imbizzava Savetta, cioè comincia a mangiare carne e dunque questo poi lo porterà anche probabilmente a esagerare e a trovare la sua fine, e come spesso accade anche agli uomini, quando cominciamo ad appassionarci a cose che poi magari spesso non possiamo permetterci, lì rischiamo di fare il passo più lungo della gamba e di trovare una situazione che poi non è propriamente felice per noi. Ma dicevo, ci sono sentimenti, anima, ecco, la prima domanda che io volevo fare a Annino nasce proprio da questo, l'esperienza del carcere, l'ingiustizia, per esempio il capitolo che può essere un'ingenuità, il capitolo sugli orologi. Annino intitola un capitolo Orologi. E perché lo intitola così? Perché dice: io avevo un orologio che ero abituato a portare sempre con me, l'unica cosa che da un trasferimento all'altro, dal carcere all'altro, avevo sempre con me. A un certo punto arrivo in un carcere nuovo e mi dicono: no, questo orologio qui non può entrare. Come non può entrare? È entrato in tutti gli altri precedenti, no, ma questo qua non può entrare. E allora da quell'esempio lui ci racconta il fatto, una cosa che mi ero dimenticato, che avevo già sentito dire da altri ergastolani, da altre persone che avevano girato molte carceri di massima sicurezza: ogni carcere è una repubblica a sé.
in ogni carcere vige un regolamento e in ogni carcere, ahimè, la vita e la morte a volte è decisa da chi fa queste regole. Allora anche questa è una cosa ricorrente in Annino, questo senso dell'ingiustizia che si attacca anche alle piccole cose, che non rispetta, dice un altro passaggio, anche il sacrificio dei familiari. Un familiare compra un plaid, compra un giubbotto, compra un maglione e poi magari però lì non può entrare, e in questa pasta c'è troppo sugo, in quell'altra cosa non va bene. Insomma, è una questione che dice, insomma, alla pena, c'è cioè questa pena accessoria dell'indeterminatezza, del fatto di non sapere mai se io potrò continuare a godere delle cose che faccio oppure no. Poi, in un capitolo successivo, c'è tutta la questione Saluzzo, come cambiano lì le cose in peggio e di come ci vuole tanto sangue freddo e tanta determinazione per non rischiare di perdere anche quello che si era già. Ecco, Marco, questo legame con la volontà di trasmettere questo tipo di sentimenti e questo tipo di emozioni, che si ricollega un po' a quello che diceva anche l'avvocato Ramazzotti, cioè la volontà di voler trasferire qualcosa a chi legge, soprattutto ai più giovani, cioè alla fine, anche se non dichiarato, un intento pedagogico, cioè un intento di insegnare o di aprire, svelare alcuni temi a chi non li conosce, avendoli invece vissuti in prima persona. Intanto buonasera, saluto a tutti, vi ringrazio di essere qui presenti. Sì, rispondo a questo con più avanti, se me lo permetti. Per questa volta. Sì, io inizio proprio dal racconto di Uria e quindi dalla banalità, insomma, di cui si è creato questo rapporto così. Cioè, Uria intanto era un cane marginato, un cane che avrebbe comunque, era già escluso, come odiato sia dal padrone sia dagli altri cani. Si è adattato a una vita che non era la sua, quindi io posso dire di averlo portato in una brutta strada, quindi in una strada che poi gli ha causato un grosso problema, quello di essere stato ucciso, perché nella vita del latitante serve la carne, quindi serve, come io insieme a Uria ogni tanto prendevo qualche pecora, magari da pastori che conoscevano che io mi prendevo la pecora, perché non è che si va a rubare così una pecora a chiunque. Si va a prendere una pecora da dove sia magari un rapporto di amicizia e poi gli si dice. Uria ha capito che lì si mangiava, che lì c'erano dei bocconi buoni. E questo poveraccio, quando io sono mancato, poi l'ho lasciato nell'ovile, ha provato a farlo da solo, l'hanno scoperto subito. E quindi la sentenza della campagna, del pastore, vive dalle pecore, quando un cane gli fa dei danni, insomma, è bene che venga privato di questa contemporanea, anche perché poi quel cane lì è capace che porti anche altri a compiere azioni che al pastore gli causa danno e l'hanno ucciso. Quindi le banalità, appunto, le cose piccole che io ho sempre cercato di raccontare nei miei libri, e in ogni caso, come ha detto l'avvocato Ramazzotti, mandando avanti la presenza dei giovani, perché io credo che i giovani debbano ricostruire un futuro che è di loro e devono andare avanti, cioè noi dovremmo stare un po' indietro, ma veramente indietro, aprire gli spazi e lasciare che siano loro a condurre il loro futuro. Io non mi vergogno di dirlo, non sono uno stico di santo e pertanto mi reputo una persona che comunque nel mio passato non ho creato tanto beneficio, quindi sono il primo a tirarmi indietro, però
ci parlo con loro, spiego quali sono le mie situazioni e comunque in quel che posso, almeno in consiglio, comunque in esperienze negative ma anche in positivo, do a loro dire andate voi avanti, non aspettate noi, che noi siamo quelli che abbiamo comunque creato questa situazione in negativo che voi state vivendo, l'abbiamo creata noi, l'abbiamo costruita noi, vi abbiamo lasciato dentro una bolla di incantesimo, e questa bolla è molto pericolosa. Pertanto noi facciamo un passo indietro e andate avanti voi. E alla domanda che mi facevi, io sulla scrittura ho iniziato a scrivere dal 92, proprio in maniera definitiva, perché il 92, quando è venuta l'emergenza della Scotti Martelli, ho individuato veramente sulla mia pelle il capovolgimento della situazione carceraria, un capovolgimento quasi netto, perché in quelle operazioni che avvenivano dopo la strage di Borsellino e Falcone, buttavano in carcere chiunque, qualsiasi operazione di 500, 600, 800, blizzi a non finire, tutti i giorni. Io mi trovavo a Bustarsizio allora, le operazioni Isola Felice, Fiori di San Vito e Compagnia Bella, ho detto qua, cioè il carcere è finito, cioè è il detenuto è morto, questo lo diceva anche un direttore, il detenuto è morto, in effetti per tante ragioni era veramente morto. Io devo essere sincero, ho sempre cercato di evadere dal carcere. Il pensiero della libertà per me è stato fondamentale fino al giorno prima del primo permesso, del primo permesso premio, quindi fino a qualche anno fa. Un giorno dal carcere di Bollate esco con 4 borse e la guardia alla matricola mi dice: Mele, ma che intenzione ha di non tornare più? Ho detto: guardi, se fosse per quello uscirei senza queste borse, perché se uno deve scappare da, essendo leggero, non con tutte queste borse. Poi ho detto: per me è una cosa importante la parola. Io il giorno prima, se avessi la possibilità, me ne sarei anche andato, ma oggi la libertà me la sta dando una persona, cioè me la sta dando un'altra, e io non posso tradire quella parola, non riuscirei. Pertanto, ecco, questo è comunque un passaggio della libertà e dell'inizio del mio scrivere, che quando ho capito che il carcere era finito, non c'era neanche la solidarietà, non c'erano neanche le possibilità, perché per evadere bisogna avere anche un po' di persone intorno, perché da solo non si evade. E quindi, per fare un piccolo passaggio sul fatto della droga, il mio stile di scrivere appunto non è quello di approfondire, di cercare delle analisi, una sintesi della situazione. Io punzicchio un po' lungo il percorso dei miei scritti, dalla prima pagina fino all'ultima, però do degli spunti di dare spunti ad altri ad approfondire e aprire dei ragionamenti. A volte provoco, e io qui faccio una provocazione anche sulla droga, e mi è capitato più spesso in carcere di parlarne. Io ho conosciuto l'inizio della droga, per me la droga era una cosa stranissima. Comunque negli anni 70 noi in Sardegna non ce l'avevamo. Nel 76 ero in carcere a Guadalcarros, e nel giorno di Ferragosto abbiamo fatto una socialità, ci autorizzavano nelle feste così importanti di fare delle socialità, eravamo 20-25 in un camerone. In questo camerone, oltre a diversi continentali di Palermo, anche milanesi eccetera, c'era anche un catanese. Il giorno dopo, o due giorni dopo, mi chiama un calabrese. Questo era uno dei calabresi, insomma,
famosi per la loro prescrizione che ne fai da scrittore nella loro terra, che c'aveva il suo fiocchetto rosso, quindi sempre vestito un completo, anche d'estate staccano a piedi, vado a casa, lui con quel vestito ingessato, e mi fa: compare, io me lo guardo e dico: compare da noi non esiste, compare che cosa? Compare sono compare di Cresimo, di Leva, oppure me le... No, compare, dice, mi meraviglio di voi che avete invitato alla vostra cella questo elemento, questo patanello. Perché cosa c'è di male? C'è di male che questo, quando è stato arrestato, gli hanno trovato della droga a casa sua. No, io, beh, ho detto: droga, ma che cosa? La droga, vabbè, droga. Quindi, io descrivo quel passaggio per la differenza che c'è stata. Io parlo del 76, poi nei carceri sono iniziate i vari omicidi anche di Turatello e compagnia bella, Cutuliani contro... Ed è stato perché la cosiddetta criminalità organizzata di quell'epoca, che si occupava magari di bische, magari anche su in Alta Italia di sequestri di persona o di rapine o di altre cose, quel gruppo lì si è impossessato della droga. La droga, quando quel calabrese mi ha rimproverato per il catanese, non c'era. Quelli che usavano la droga e che entravano in carcere, magari avevano un giro di droga, erano i magnaccia, erano il giro della prostituzione. Quando io oggi lo dico, guardate che in quegli anni la droga era nelle mani della prostituzione, dei magnacci, e allora qualcuno ci rimane male, perché insomma è come se io oggi lo paragono a un magnaccio, cioè a uno che fa nel giro della prostituzione. Ma questo è la mia provocazione contro una sostanza che comunque ha creato disagio e continua a creare disagio. In quegli anni ci sono state una marea di morti, io ho fatto anche un passaggio di lotta armata all'inizio, anche in Sardegna c'era l'intenzione di colpire qualche di quelli che si poteva immaginare che fossero degli spacciatori, o meglio, quelli che comunque portavano della droga e smistavano in giro. Quindi poi questa tentazione è stata superata, altrimenti magari si sarebbe innescata una guerra tra l'uno e l'altro, e lo Stato in quel caso lì ne avrebbe usufruito magari, o forse quello che avrebbero voluto, e quindi non c'è stato. Perciò con me è rimasta sempre una cosa forte quella, e ha sempre peggiorato, perché ho visto poi migliaia di ragazze che non sarebbero mai entrate in carcere se non fosse per la droga, e diceva: porca miseria, ma possibile che non si riesca a frenare questo fenomeno? È una piaga sociale, cioè si continua a combatterlo con la repressione. Ecco, per questo io spesso nei miei libri mi soffermo un attimino su questo fenomeno qua, perché se non si trova una soluzione, e io credo che se c'è un impegno anche sociale, una soluzione si trova, insomma, possibile. Ha provocato tanti lutti, famiglie distrutte che hanno perso i loro figli o perché andavano in discoteca o per overdose, eccetera. E continuo. Io adesso ho fatto un passaggio in comunità, sono ospite di una comunità in Alta Italia dove svolgo anche un po' di volontariato, e lì sono tutti per droga e non c'è recupero. Oggi ho conosciuto la comunità e vedo che ci sono grossi problemi, non c'è recupero alla droga quando si è presi da questa sostanza e si ha una certa età, non c'è recupero, bisogna fare in modo che non si droghi, cioè che la droga, un ragazzo
venga educato che quello, che quella sostanza lì fa male, come venivamo educati noi quando, quando io ero ragazzo, quando sedevamo nel tavolo, i grandi si bevevano il loro vino, il loro bicchiere di vino, e per farci contento anche noi ci mettevano un bicchiere di acqua e ci mettevano un goccettino di vino, e quello ci faceva capire che era troppo presto per noi bere quella, quel vino. Quindi si cominciava un po' da grandetti a bere il vino. Oggi vedo anche da, sul fatto dell'alcol, ragazzi che hanno 12 anni, 13 anni, che sono già presi da, dall'alcol, e questo, anche quello è un problema, cioè anche quello è una droga. Quindi vuol dire che ci sta scappando di mano tutta una serie di cose di cui dovremmo veramente riflettere, e riflettere affinché questo non, queste cose qui non debbano fare il passaggio del carcere e poi il parcheggio nella comunità. È troppo tardi, è troppo tardi. Quando si arriva in comunità, ma anche quando si entra in carcere per quelle cose lì, è già troppo tardi. Quindi questo è il mio insistere sulla droga, che comunque, essendo appunto una piaga sociale, riflettiamo, non lasciamolo in mano alla repressione, perché la repressione probabilmente ha, ha tutto l'interesse che questa cosa continui. Altrimenti noi, quando io ad esempio esamino quello che erano gli anni 70, gli anni 70 con la lotta armata, che era abbastanza organizzata e c'era, c'aveva anche un buon seguito di società che in quei momenti sentivano abbastanza forte quel, il rovesciare una certa situazione, lo Stato ha deciso e ha saputo come combatterla. Possibile che questa roba qui non la, non la combatta? Perché, perché generazione e generazione, quando una cosa, quando una generazione è colpita da questa cosa qui, e poi anche l'altra, e poi anche l'altra, vuol dire che c'è un fallimento, che la repressione è fallita. E così è fallito il carcere pure è fallito, il carcere non serve più. Oggi continuano a pensare al carcere e alla certezza della pena, eccetera. Ma quale certezza della pena su, su questi reati così? Abbiamo una certezza della pena, quella sì, del 41 bis, che forse se ne parla molto poco, ma nel 41 bis, a parte un reina che magari esce sul giornale perché è un reina, ma sapete quanti altri detenuti che sono al 41 bis sono morti in questi anni e nessuno, e, no, e nessun giornale ne ha dato notizia, o telegiornali, eccetera? Quelli sì che sono, che sono, perché dicono quelli sono della mafia. Ma la mafia chi è che l'ha creata? La mafia è stata creata, credo, da situazioni politiche, da connivenze politiche. Ora, non è che sto qui a lanciare delle accuse, eccetera, però la mafia, quella siciliana, ha veramente connivenze politiche. Noi abbiamo avuto anche noi in Sardegna banditismo, eccetera, ma noi la mafia non l'abbiamo avuto, perché il banditismo sardo non ha avuto mai connivenze politiche, non si è mai messo insieme a degli affari, a delle corruzioni, eccetera, no? Quindi, ma in Sicilia è diverso, cioè non è che dobbiamo stupirci per questo. Quindi la mafia è qualcosa che oggi c'è di meno, quel fenomeno lì, forse è più, diventato più sottile, più furbo, più beh, è normale, cioè questo è normale, perché finché esistono certi sistemi di corruzione, di interessi con una parte, quelli lì li troviamo. Non è che li troviamo in realtà. Sì. Faccio io un'altra velocissima domanda, una risposta più veloce, poi introduciamo Don Ettore e poi torniamo dall'avvocato Ramazzotti e poi ancora ad Annino. Dicevo, alcune cose le hai dette tu, anche per stemperare un attimo. Il linguaggio di questo libro è vero un'anima, è vero sentimenti, è vero sensibilità, ma a volte c'è una comicità involontaria, credo, e c'è un distacco, un sarcasmo, anche toni noir che tornano e che ci lasciano sospesi. Faccio due o tre cosettine veloci che mi sono venute in mente mentre parlavo. Innanzitutto, questo libro inizia con una grandissima citazione letteraria,
Sebastiano Sato. Dice, l'inutile al mondo cos'è? È qualcosa che c'è perché c'è posto. E noi ce lo dicevano, dice, i nostri vecchi, quando ci volevano rimettere, zitto, che sei qui solo perché c'è posto. E questa è una grande citazione letteraria del giorno del giudizio, tra l'altro, in cui Sebastiano Sato la rivolge alla moglie, dice, alla moglie del protagonista, dice, zitta perché sei al mondo solo perché c'è posto. Capallone. E a seguire, la droga, esilarante, forse, ripeto, involontariamente comico, il racconto di una delle esperienze urbane che il protagonista narratore fa, che dice, una volta mi chiamano, devo andare io nei miei giri, andavo a trovare anche degli amici, mi chiamano in una casa e dice questa signora, è il destino che ti manda, è il cielo che ti manda, io c'ho un problema, non riesco a trovare mio marito che mi ha lasciato con un sacco, si dice che stia per partire un'azione di polizia, dice, sì, è bellusante, ti invoca, a me, io devo pensare a scappare per i fatti miei, devo pure risolvere i tuoi, no, mi devi portare via questo sacco, e questo sacco saranno armi, sarà rifurtiva, no, c'è droga, lampo droga, adesso il libro poi lo racconta bene, io anche qui questa piccola anticipazione ce l'ho, la voglio fare, nel senso che dice, io gli ho creato un danno forse, un grosso danno economico e forse non solo, ma al primo ponte che ho trovato mi sono fermato e ho buttato tutto nel fiume, proprio perché insomma non era nella mia cosa. E l'altra cosa esilarante, se mi permettete, ma non deve essere stato esilarante per lui che la racconta e che l'ha vissuta, è, io sono al cinema, tra uno dei periodi nei quali me ne sto in città, sono al cinema con la mia compagna, a un certo punto sento, erano gli anni 70, erano gli anni in cui c'era di tutto, non c'erano solo quelli che cercavano Nino Mele, ma c'era una situazione in Italia che era abbastanza tesa, no? C'era una specie di stato di polizia, il ministro degli interni era Cossiga, c'erano le leggi speciali, era una situazione un po' diversa rispetto a quella di oggi, a un certo punto nel buio l'orecchio del latitante abituato a percepire qualsiasi sensazione, anche a sentire un cinghiale che arriva a 500 metri di distanza, sente un ticchettio, sente rumori strani, non erano rumori di sciabola, non c'era un colpo di stato, ma erano altri tipi di rumori, o sono pistole o sono mitragliette al buio, e dice, saranno qua per me, nel dubbio stiamocene zitti, fermi, cioè è una cosa esilarante. Al di là della drammaticità di chi l'ha vissuta, il racconto distaccato che ne fa lui rende quella cosa lì, tra l'altro, gustosissima, e tra l'altro però ci porta dentro una vicenda che è quella della latitanza, dove credo che gli aneddoti, questi due che abbiamo raccontato oggi, ma sarebbero decine, centinaia, io ne avevo un altro, insomma, che fa sempre parte della biografia di Peppino Pez, che diceva, io quando ero latitante andavo anche negli ovili a partecipare agli spuntini negli anni 50, e in certi spuntini c'erano anche dei carabinieri. Una volta sono capitato vicino a dei carabinieri che non mi hanno riconosciuto, o io credevo che non mi avessero riconosciuto. A un certo punto ero tranquillo, mi hanno visto che fumavo esportazione, mi guardavano, parlavano tra di loro, a un certo punto si avvicinano, mi toccano qui sulla schiena, io dico, è finita. Scusi, c'ha una sigaretta? E dunque si dice, anima corpus, mi è tornata anima corpus, cioè l'anima è tornata nel mio corpo dopo che era stata sospesa. Ecco, hai un episodio di questo tipo, il momento in cui ti sei sentito perso, tipo questa del cinema, e invece poi non era così, fortunatamente. No, sì, devo averlo anche scritto in qualche libro. Mi è capitata un'occasione del genere quando rientravo dal continente, ero in un camion e ci fermano in un posto di blocco e hanno chiesto i documenti, meno male, solo all'autista, però davanti a me ho visto questo carabiniere, ho detto porca miseria, fatta, perché ci siamo capitati più volte insieme da ragazzi, e questo mi guardava fisso e ho detto, ora ho pensato, chiamerà il suo collega, sarà accanto a questo, però non so se mi abbia riconosciuto, perché in quel momento io avevo i capelli, avevo la permanente, quindi gli occhialini, e cambia, si trasforma la persona, però caspita, mi guardava fisso, era un carabiniere di Orgoso. Dunque ci sono due possibilità, o ti ha riconosciuto e ha fatto finta di nulla, o non penso di me, credo che, perché lui mi fissava,
e basta, è rimasto così, non ha detto più niente. Forse era una bella permanenza, insomma. Era forse per quello. E quindi questo sì, questo è successo qualche altra volta, comunque, vabbè, loro a volte conoscono e se sono in situazioni di non creare danni, se ne stanno di là, sì, se ne stanno per conto loro. E poi l'ultima parte, che io, per quanto riguarda il carcere di Saluzzo, sì, il carcere di Saluzzo, infatti, io questo l'ho scritto nel carcere di Saluzzo, io avevo chiesto di andare in isolamento apposta proprio per scrivere. In quell'isolamento ho visto delle cose pazzesche, detenuti che erano anche un anno intero lì, che erano un po' abbastanza, avevano perso abbastanza la lucidità del loro essere. E c'era uno che sentiva, mi diceva, c'è un gatto con i gattini sopra, e gli dicevo, anch'io sentivo questo, ma era lo scarico di un lavandino. E mi sembrava male dirgli, ma guarda che lo scarico, questo. E lui diceva, no, ci sono i gattini, adesso questi gattini lì nessuno li prende, adesso comincia la neve, comincia così, poverini. E però a un certo punto gli ho detto, guarda che è lo scarico del lavandino, senti bene. No, è impossibile. Alla fine si è reso conto ed era veramente, cioè, ha creduto a questo e ha cambiato sua opinione. In quel carcere, quando io mi avevano mandato all'isolamento, l'editore mi dice di fare mettici una poesia dentro, no? E avevo messo una poesia, l'avevo intitolata L'attesa. Anche bellina questa poesia, forse meglio di quelle tre che poi ho messo lì. Mi chiama un giorno, sempre dall'isolamento, il direttore, e allora era già commissario, non c'erano più Marisciano. Quando rientro in cella ho cambiato, ho preso quella poesia, e l'ho messa da parte, ho scritto all'editore e gli ho mandato queste tre poesie, che sono una contro i direttori, una contro gli educatori, eccetera. Come caso vuol dire che era quello il sentimento. Ho detto al direttore, senti, lascia stare quella poesia, metti queste tre, sono queste le poesie che devi mettere alla fine, stop. Ecco questo. Poi torniamo. Don Ettore, due cose. L'esperienza di Annino, abbiamo parlato prima, lui ha tre vite da raccontare, quella che ha vissuto, abbiamo detto, l'antagonista allo Stato, no? La latitanza, poi quella del carcere, adesso c'è il percorso di riabilitazione, di chiusura dei conti con lo Stato, e dunque una terza vita che è quella finalmente della libertà. E poi però non possiamo neanche esimerci da farle commentare la suggestione che lui ha fatto sulla questione droga, comunità, la pena e tutto il resto. Buonasera a tutti e grazie per Annino che mi ha invitato. Se dovessi parlare di quello che ha detto Antonio Mururi non mi basterebbe fino a mezzanotte, dalla droga. No. Solo, se non sono giornalista, sarò sintetico a dare qualche spunto. Intanto grazie anche all'avvocato Ramazzotti che ho appena sentito, e devo dire soprattutto ad Annino che mi ha aiutato gradualmente a cambiare modo di pensare, di ragionare su questo ambiente. Io ho conosciuto Annino nel carcere di Buoncammino, ricordo che facevamo delle chiacchierate, poi tante lettere che mi ha scritto, e da lì ho capito che aveva la stoffa per fare lo scrittore. E così, entrando nella storia di Annino, l'ho messa in confronto ad un'altra storia che io, che è quello di aver fatto per 23 anni il cappellano nel carcere minorile di Quartuccio, il nostro carcere sardo. Successivamente ho frequentato tante volte Buoncammino e poi adesso per un anno ho frequentato il carcere di Utta, però un gruppo molto particolare e delicato, sex offender, e attualmente faccio ancora un'altra esperienza da dove si può capire il mio ragionamento, che è una struttura poco conosciuta, è quella che ha sostituito l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, che da 2 anni la legge l'ha chiuso, ma appena da pochi mesi noi sardi ci siamo presi, i nostri sardi, che si trovavano sparsi nei vari ospedali psichiatrici giudiziari, sono per lo più adulti che hanno commesso
reati gravissimi, omicidio, no? Basta che c'è uno che mi dice io ho ucciso mio padre, ma ho fatto bene, me l'ha detto Gesù. Quindi potete pensare a situazioni psichiatriche che oggi noi ce l'abbiamo chiusi in un cosiddetto REMS, che vuol dire residenza, esecuzione, misure di sicurezza, che sta a capoterra. Lo voglio dire perché c'è un sacco di gente che non sa questo. Che il peggiore di tutte le carceri, ho conosciuto il minorile, ho conosciuto gli adulti, e adesso faccio cappellano, per modo di dire, perché quando faccio la messa non so se sia una messa, perché c'è chi urla, Donetto, ne vado a pisciare, torno subito, mentre faccio l'elevazione. Però secondo me sono quelli che veramente hanno bisogno della nostra capacità di comprensione. Parto da questo per capire il percorso che invece ha fatto Annino, che non è il percorso di tutti, attenti. Annino, in una situazione di privazione di libertà, ha trovato paradossalmente la libertà. Mi viene in mente un grande scrittore che ha scritto un libro dentro nei lager, Viktor Frank, di cui mi sono occupato per motivi di studio, un ebreo messo nei lager, che durante la carcerazione ha riflettuto e lui sosteneva, e poi aveva scritto un libro, la libertà dentro un carcere. Sembra strano la libertà dentro un carcere. Eh sì, perché tu puoi contenere il mio corpo, ma non puoi contenere la mia mente, non puoi contenere la mia fantasia, non puoi contenere tutta quella produzione intellettuale che io posso avere dentro una situazione di carcerazione. Molto bello, tu puoi incarcerare il mio corpo, ma non la mia mente. E l'ho collegata all'esperienza di Annino. Il fatto che Annino abbia scritto questi libri, abbia potuto rivedere la sua vita precedente nei tantissimi anni di carcerazione e anche di giro delle varie carceri italiane, è un'esperienza, attenti, quasi unica. Un altro che ho conosciuto e che ha fatto un'esperienza di carcerazione, che era l'altro giorno in comunità, c'eri anche tu, Renato Curcio, da tutti conosciuto, Brigate Rosse, quindi un'esperienza di 20 anni di carcerazione, poi di misura alternativa al carcere, dove sta scrivendo il libro, sensibile alle foglie, responsabile di questa casa editrice. Attenti però, amici cari, che non è questa la modalità. Nel carcere sono vite perdute, sono vite represse. Ecco perché può essere deviante l'esperienza di Annino. Può essere di insegnamento, ma può essere anche per chi di noi, nella nostra società, continua ancora a dire galera. Annino ci vuole far capire che non è la risposta umana all'essere umano. Non è la privazione di libertà fisica, ma soprattutto la privazione di libertà psicologica, intellettiva, perché questo è il carcere, non quello che ha vissuto e che ha espresso Annino. La mia esperienza di carcere, non come detenuto ma come cappellano, è che ragazzi e adulti hanno perso veramente la libertà e la facoltà di pensare con la loro testa, perché sono manipolati dentro la carcerazione. Ci sono delle regole che modificano l'esistenza di queste persone. Ecco perché l'esperienza di Annino serve a noi, ma serve soprattutto alle istituzioni, serve a chi ha la responsabilità e chi ancora oggi manda dentro un carcere innanzitutto ragazzi, giovani adulti, che sono finiti nel mondo della tossicodipendenza. Voi immaginate che uno che è già finito nel mondo della tossicodipendenza, che ha perso la libertà in quanto continua ad assumere queste sostanze, che risposta diamo? Lo incarceriamo. Oppure quando noi incarceriamo un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, un minorenne, che noi mandiamo in carcere, per fortuna in Italia è 14, perché se tu vai in Francia hai a 12 anni, se vai in America è a 7 anni che io ti metto in carcere. Quindi è un grosso interrogativo culturale che dobbiamo porci. Ma allora qui ci dobbiamo porre il problema di fondo: si nasce o si diventa devianti? Annino è finito in carcere perché è nato con questa propensione a commettere reati che ha commesso, che io neanche conosco. O ci sono state altre motivazioni a livello sociale, sociologico, che non permettono all'individuo di sviluppare il bisogno profondo che tutti noi abbiamo, che è quello di entrare in relazione con l'altro, di apprezzare, di stare con l'altro, non di reprimere l'altro. E quando questo avviene vuol dire che un sistema educativo, è stato citato, pedagogico, che evidentemente non funziona,
Perché quando noi mettiamo in carcere un ragazzo, mettiamo in carcere anche un giovane adulto, perché io parlo anche di persone fino almeno ai 30 anni, ma che civiltà è questa? Cioè, dopo che hanno avuto le possibilità di maturare quelle capacità che ha verso la libertà, verso il bene, la giustizia, l'accoglienza dell'altro, la relazione con l'altro, noi lo priviamo della libertà. È civiltà questa? E mettere in carcere queste persone? Chi uno ha commesso un reato, questa è la storia di Annino, lo posso tenere in carcere per tutta la vita? Ha senso l'ergastolo? Ma l'essere umano cambia. Ma l'essere umano ha un'impronta che dura tutta l'esistenza fino alla morte. Ma chi lo dice? Non c'è nessun serio psicologo, psicoterapeuta, studioso che possa dire che l'uomo cambi, che sia tale, commesso reato per tutta la vita. Ecco dov'è il problema di fondo che io sto sostenendo, culturale, di cambiamento della nostra cultura. Attenti, di noi che siamo anche qua dentro, perché trovo spesso gente che dice galera. Ma perché hai preso questo ragazzo? Io prendo ragazzi, ormai giovani adulti, che hanno commesso reato da minorenni, quindi non tossicodipendenti, che è tutto un altro problema, che hanno commesso omicidi. Ne ho avuto 13 che hanno commesso omicidio tra il 14° e il 15° anno. E io li metto in carcere? Ma l'opinione pubblica è forcaiola, l'opinione pubblica è galera. Se allora l'incontro e la testimonianza che ci sta dando Annino riuscisse a cambiare la nostra mentalità e noi la portassimo fuori nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, che non è quella la risposta giusta. Annino lo dice, no galera. E allora li lascio liberi? No. Ci sono altre risposte che non sono galera, che sono un accompagnamento a riprendere quello che di più profondo è inscritto in ciascuno di noi, che è la relazione positiva con l'altro, perché tutti possiamo sbagliare. Voi pensate che di quelli che siedono in Parlamento non ce ne siano che abbiano fatto reati gravissimi, che non è esattamente l'omicidio, ma ci sono reati altrettanto gravi. Allora questa può essere l'esperienza, a mio avviso, che Annino ci può dare, la sua testimonianza, di avere Annino Mele qui, fuori, che stai vivendo su un tempo, ti ricordi l'esperienza, doveva venire in comunità da noi per fare qui in Sardegna un certo lavoro, e lo faremo, ed è quello che tu stai facendo, di girare, di parlare di queste cose, che se sentito da te galera no, perché tu l'hai vissuta la galera, sai cosa c'è dentro, ma tu sei tra i fortunati che nonostante la galera ne sei venuto un uomo libero, sei mentalmente libero. Anche se adesso sei condizionato che devi rientrare anche a una certa ora a casa, hai un controllo dalla polizia. Però la cosa più importante è che Annino ha conquistato, che questa libertà che esprime tra i suoi libri, tra un libro che te mi hai dato, che stiamo studiando anche come pubblicarlo, avendo noi una casa editrice. Però questo è quello che Annino ci deve lasciare come messaggio culturale a tutti noi, che noi possiamo propagandare fuori, dire che non è la galera la risposta. Può essere un piccolo periodo iniziale, può essere quando uno si ferma e capisce qual è la sua esistenza, ma non un ergastolo. Ma non 20 anni di galera, ma non 30 anni, a un ragazzo 12 anni di galera, è troncargli l'esistenza. E questa è la responsabilità nostra, di tutti noi. Perché sì, i magistrati decidono, ma c'è tutta una cultura che ricade sulla politica. Non vado lì, perché se poi parliamo della politica che oggi c'è nel nostro Parlamento, Dio ce ne guardi bene, attenti che ho paura che le cose peggioreranno, perché a me stanno già dicendo che ragazzi in comunità, che stiano dentro, in galera, perché questa è la sicurezza della società. Attenti, se la presenza di Annino ci desse almeno questo contributo a cambiare la nostra mentalità, che è fatta dai mass media, che spesso ci presentano i ragazzi, gli adulti che sbagliano e tutti urlano galera, galera, se cambia questo, allora l'esperienza di Annino e la vita di Annino diventa veramente utile per tutta la società. Grazie Don Ettore, l'avvocato Ramazzotti. Direi che i temi generali e importanti di principio dopo sono stati già affrontati. Io ritorno su un terreno molto più modesto che quello nel quale io solo riuscirei a muovermi, e soprattutto al libro. Ecco, che trovo ancora una volta un bel libro, non perché mi piace dirglielo, perché proprio è un bel libro, mi è piaciuto molto, e anche perché temi importanti, ad esempio adesso siamo in un clima grande insicurezza, dobbiamo renderci conto che siamo insicuri, se non ci sentiamo insicuri ce lo dicono
non tutti i giornali, ma se lo dicono i giornali, ce lo dicono le televisioni, ce lo dicono i tweet, quindi dobbiamo essere insicuri. Ed essendo insicuri abbiamo, mettiamo davanti alla porta di casa una telecamera e la porta blindata, è un serio problema della sicurezza, non dico che non ci sia, dico che c'è un modo per affrontarlo in termini di vita quotidiana, in termini poi di politiche securitarie e quindi di politica del carcere, di politica della detenzione, di politica della riforma carceraria, di riforma carceraria in cui i decreti attuativi non sono passati anche per queste ragioni, nel caso lo stativo che non è passato neanche nella legge delega, perché ormai nel caso lo stativo è rimasto anche nella legge del 2017, e poi c'è un modo di affrontare questi temi in modo persuasivo e letterario. Ricorda Nino quel della sua infanzia, quel proprietario di una pianta di ottime pere che la proteggeva con un cane, con una catena la cui lunghezza impediva a tutti i ragazzi di arrivare ad arrampicarsi su quell'albero. C'era l'altro proprietario che diceva: ragazzi, quando volete prendetevi le pere di cui avete bisogno. Quelle dell'albero protetto dal cane venivano immancabilmente saccheggiate, dell'altro quanto bastava a soddisfare il desiderio di pere dei due ragazzi. E questo è un bellissimo modo, e fa piacere leggerlo affrontato. Droga, non ci ritorno. Proibizionismo, legalizzazione. C'è un capitoletto spassosissimo, sabbardente, e chi lo ha letto, l'acquavita sabbardente era politiche di repressione della produzione per soprattutto per ragioni fiscali, e poi l'abolizione delle proibizioni, però la diffusione dell'acquavita e del sabbardente qual era è rimasta. E altri passaggi. Questo credo che sia un ottimo, piacevolissimo modo di affrontare temi generali, riuscendo a ricondurli ad una cifra quotidiana, ad una cifra comprensibile, ad una cifra di esperienza, perché poi i concetti generali sono bellissimi, ma se poi si nasce dall'esperienza è un'altra cosa. È tutto qui. Farei soltanto un'altra domanda. Che insomma un po' così mi ha colpito molto questa frase, l'ho trovata di una saggezza straordinaria, di una tolleranza straordinaria. Parla di tante cose questo libro, di carcere, di esperienza, ma parla anche di misteri della vita. E sui misteri della vita, sulle cose misteriose, sulle cose delle quali non si può dire vero, non vero, non dimostrabili, c'è da credere, e che quindi sono oggetto di credenza, c'è da credere o non credere? Una cosa è certa, ho sempre ritenuto opportuno evitare delle prese di posizione che sollevino delle contraddizioni nelle narrazioni dei misteri. A me questo pensiero è piaciuto molto. Ciò che è misterioso non può essere dimostrato, o ci si crede o non ci si crede, e questo è anche un bel approdo sul mistero della vita. Beh, questo anche in base a tanti sogni, a tante situazioni che ho vissuto personalmente, e quindi per me sono rimasti dei misteri, cioè ci devo credere perché le ho vissute, non mi sono state raccontate, però non posso andare oltre perché non posso dimostrare niente, restano dei misteri, e questi misteri sono da rispettare, come una volta un sogno che io ho visto di due cani, io scendo a questo villaggio, non c'erano più i pastori, se ne erano già andati, io ho un appuntamento in questo villaggio e aspetto fino a mezzanotte e non è arrivata la persona che mi aspettavo,
però a un certo punto mi deve essere preso un po' di sonnolenza, devo aver dormito credo 5 minuti, mi sono sognato due cani, uno era un cane di quell'ovile lì e uno era una nostra cane morto ormai da tanti anni. Questi cani si avvicinano al letto dove c'ero e mi hanno leccato il braccio che tendeva a essere fuori dalla branda, tutti e due, prima uno, quella dell'ovile e poi l'altra dietro, e sono uscite, ma come quando un cane è contento che ha la coda bene, ben alzata, tutti e due, una davanti e l'altra dietro. L'indomani sera scendo di nuovo a questo ovile e vedo questi che si litigavano, insomma uno rimproverava l'altro, ho detto ma cosa c'è? Ma dice ma questo qui non ha messo il veleno per le volpi e si è dimenticato di chiudere i cani, è morta. Ed è morta quella cane, ha avvelenato la cane, ed era un bel cane che avevano in questo ovile. Ecco, io, caspita, ho detto, allora, questo sogno, cioè io il cane non l'ho visto, sì vabbè, ma però non pensavo a queste cose qui, io non l'ho visto per niente quella sera, ho visto questo sogno, quel cane è un cane nostro di anni che era già morto, quindi ho detto, no. Raccontare a volte poi queste cose qui sembra male, uno dice, ma che sogni sono? Cioè, ecco, il rispetto del mistero va rispettato, quindi non c'è niente da fare. Io rispetto del mistero. È un sogno strano, però devo rispettarlo, perché l'ho vissuto, cioè l'ho memorizzato. Poi ci sono appunto questi sogni qui che uno li memorizza, non spariscono come dei sogni normali che uno... Certi sogni restano impressi, ecco, quindi vanno rispettati. Adesso Annino è a disposizione per voi, se avete bisogno, a piacere, di fare qualche domanda, alle cose che avete già sentito, o se avete invece qualche altra curiosità che volete soddisfare, insomma, prima che eventualmente anche noi facciamo la nostra ultima domanda. Qualcuno, ripeto, prego, chi parte? Parte il signore, poi. Okay. Veloce, io non ho letto il libro, lo leggerò sicuramente. Allora, ha detto che ha avuto un approccio con la lotta armata e poi mi ha colpito un altro particolare. Quando va in uscita premio dal carcere e dice io ho dato la parola e quindi ritorno. Allora, è più rivoluzionaria la lotta armata o essere ancora quello che mantiene la parola perché l'ha data? Beh, sono entrambi rivoluzionari, sia l'una che l'altra. È rivoluzionaria anche quella che mantiene la parola, c'è una sua dignità e questa non può tradirla, ecco. Quindi la parola è importantissima quella. Poi restare fedele o comunque non a quello che è stato il passato, questo appunto fa parte della personalità di ognuno di noi, pur ricordandosi, come ha detto Ettore prima, che noi mutiamo, anche noi mutiamo come la natura, noi siamo della natura, quindi abbiamo dei mutamenti, abbiamo dei percorsi che mutano, mantenendosi il passato, perché è prezioso, è una ricchezza e questo ci aiuta e ci fa sentire sempre quello che siamo e quello ed è la libertà vera e propria della persona. Signora? Certo. Mi chiamo Stefano. Vorrei fare una premessa e poi forse una domanda. Lei è stato per tanti anni praticamente in carcere e quindi avrà avuto anche modo di istruirsi a suo modo. Vedo che sono venuto proprio per verificare questo. E quindi credo che nel suo percorso culturale si sarà imbattuto in personaggi che della sua situazione hanno discusso in Sardegna.
in particolare negli anni 60 e negli anni 70. Pigliaru, Michelangelo Pira, la rivolta dell'oggetto, il codice Barbaricino. La domanda sarebbe questa. Lei è una vittima del conflitto, noi, non solo te, siamo una vittima di questo conflitto dei due codici, cioè della legge che ci hanno obbligato a rispettare, chi ci ha posseduto, e invece di una legge che noi riteniamo sia nostra. È che Pigliaru dice il codice Barbaricino. La domanda è questa. Siccome tu hai sperimentato questo fatto, la natura nostra è portata a confliggere sempre, oppure in una sorta di violenza deve accettare il codice esterno, cioè le leggi che ci vengono imposte. Hai fatto riferimento a un fatto che a me, insomma, piace tanto. Cioè, un bandito si trova in difficoltà e quindi deve mangiare. E quindi va e trova una pecora e la usa. Nel nostro codice quello non è un furto. Non è un furto. Nello solo codice c'è il riconoscimento che quell'atto, quel gesto, è un gesto del bisogno e quindi a cui corrispondere con una solidarietà sociale, esatto, che è data da un individuo isolato addirittura, che è un altro pastore, che vive quella stessa condizione probabilmente in situazioni differenti. Ecco, oggi tu, quale codice vuoi difendere? Beh, intanto io non mi... Perché la domanda è aperta. Sì, 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 certo. La domanda è aperta oggi. Sì, è aperta. Io non mi sono mai sentito una vittima. Qualche volta può anche essere, uno si può sentire vittima, ma con dignità, mantenendo la dignità. Quando io sono arrivato al carcere di Bollate, mi hanno indicato di far parte alla Commissione Cultura e quindi anche alla biblioteca, eccetera. Vedendo la situazione in generale, ho chiesto, c'era la possibilità di fare dell'orto, ho chiesto se potevo farmi un orto e mi hanno detto di sì. E ho preferito quell'orto lì. La mia istruzione in carcere è stata per conto mio. Io mi sono sempre rifiutato di andare a scuola. All'inizio andavo a scuola, poi ho capito che non è una scuola giusta quella che si può avere in carcere. Poi negli anni ho scoperto che anche fuori la scuola è diventata un'istituzione totale e quindi, come sono fallite altre cose, è fallita anche il nostro sistema scolastico, anche all'esterno. Io di codici non ne vorrei neanche uno. Vorrei dei comportamenti, dei comportamenti come lo erano una volta, che non avevano un codice, ma erano delle educazioni che si tramandavano da padre in figlio, da generazione in generazione. A me mi piace quello di codice, perché i codici imposti, i codici scritti, quelli che poi si richiamano alla legge uguale per tutti, no. Oggi si sta elaborando un altro tipo di codice che chiamano la giustizia riparativa. Attenzione, la giustizia riparativa noi l'avevamo, è nel nostro DNA,
la vecchia giustizia riparativa da noi in Sardegna c'era già prima che scrivessero i codici, prima che ci arrivassero poi i codici esterni. Quella giustizia lì ben venga anche oggi e che venga riconosciuta a livello nazionale e anche oltre quello che è il nostro territorio nazionale, ma rispettando le usanze e anche le varie, perché le usanze sono a volte, avvengono anche dalle geografie, dai luoghi, cioè i territori costruiscono a volte appunto le tradizioni, le usanze le costruiscono anche i territori, cioè c'è un territorio diverso dall'altro e anche in base a quello nascono le esigenze. Quindi io credo che i codici, comunque quel codice lì, siano il vero codice, è la tradizione, il rispetto di quello che ognuno geograficamente ha necessità. Quello che facevi accenno a Pigliaro eccetera, molto importante, sì, però come antropologo, anche lui è una persona intelligentissima, cioè, no? Della Sardegna ha trascurato tantissime cose, forse quando si arriva a un certo limite, a un certo livello, c'è anche un limite e quindi più avanti non si va. Se andassero un po' più avanti, oggi ad esempio non sarei neanche io qui a parlare che nel nostro passato non c'è stata la mafia, e perché? Allora gli antropologi dovevano spiegare e dovevano scrivere meglio questi passaggi. Grazie. Prego. Sono una domanda legata a ciò che è stato detto fino adesso, ma oltre alla tradizione, la parola di tradizione, educazione, però non è vero che c'è un fondo di violenza anche nelle nostre tradizioni che oggi non possiamo accettare, per esempio la vendetta, quindi diciamo che i codici che sono stati elaborati hanno portato anche dei vantaggi, no? Perché altrimenti non si fa giustizia da sé, e questa violenza non è stata flebile, è stata molto dolorosa, ha creato, perché il conflitto si poteva risolvere riparando, ma quando si arriva all'uccisione, alle uccisioni ripetute, chiaramente siamo in una situazione, potrei dire così, che nonostante sia entrato il cristianesimo, no? I romani chiamavano la barbagia barba perché non sono riusciti a entrare, in pratica solo col cristianesimo si è entrati dentro, però il cristianesimo non ha molto attecchito a certe profondità, è pure vero. La ringrazio perché mi dà l'opportunità di illustrare un po' per quel che mi riguarda questo passaggio. Io un paio di mesi fa sono stato all'Università a Napoli sono andato a presentare un libro, mai, L'ergastolo nel suo quotidiano. Allora, tutti pensavano che io parlassi del mio ergastolo, ecco, invece io ho parlato della violenza, perché se c'è un ergastolo, comunque non è detto che quell'ergastolano sia colpevole, però è stato fatto un processo e lì ci sono dei morti, per forza, ci sono dei morti, quindi c'è la violenza. La violenza, io ho parlato della violenza, ma non di quella violenza, no? Di quella di oggi ho parlato, è quella che più mi spaventa, la violenza di oggi, non quella degli anni delle vendette. Vede,
Nella vendetta, quando c'era una questione da regolare, quello che aveva paura, per evitare o puramente di sopravvivere ancora di più, si portava magari un figlio nel cavallo. Chi voleva uccidere quella persona lì, vedendo quel ragazzo, non sparava, aspettava il momento buono e colpiva solo lui. Quindi pensi al capovolgimento che c'è stata dall'attenzione a non innescare maggiore violenza a quella di oggi, che oggi, partendo soprattutto dal fatto che noi non rispettiamo più le donne, uccidiamo le donne per amore, uccidiamo le donne perché gli vogliamo troppo bene, eccetera, eccetera, uccidiamo le donne tutti i giorni, le donne, mogli, le madri che uccidono i bimbi loro, padri che uccidono moglie e figli e poi magari si suicida. La violenza di oggi, attenzione, è veramente quella di cui dobbiamo riflettere. Io ringrazio questa domanda, però quel giorno io, quando a Napoli parlavo di questa violenza, e dicevo, ma però ci aspettavamo che tu parlassi dell'ergastolo. Ma cosa c'entra che io ti parli del mio ergastolo quando dico che per me il carcere va abolito, che per me dentro il carcere ci sono delle persone che stanno morendo, che sono condannate a morte, stanno morendo tutti i giorni, che l'ergastolo, le pene, le condanne ostative, perché io devo ripetere queste cose qui quando già in partenza non riconosco più il carcere, perché il carcere non sana la situazione? Allora io invece parlo ad esempio di un Salvini che dice: per chi ha un reato di sangue si deve buttare le chiavi. Ma porca miseria, ma segui un attimino, ma c'è una giovane donna che ha ucciso il suo figlio e ha 18 anni, magari 19 anni, 20 anni, cosa gli vuoi fare a quella donna lì? Vuoi buttargli la chiave, la vuoi lasciare per tutta la vita in carcere? Vedi che c'è qualcosa che nella nostra società sta scoppiando, ma guarda piuttosto quello. Ecco, la violenza di oggi, secondo me, vedete che è molto peggio di quella che c'era una volta, perché una volta veramente succedevano, ma le maggiori vendette, le vendette più lunghe, a partire dai Corraine di Orgoso, eccetera, sono avvenute quando un certo codice venuto da fuori ha imposto delle cose e costruivano i processi falsi e innescavano, istigavano a certe situazioni. Perché molte vendette, molte situazioni di sangue da noi sono state riparate proprio attraverso los homines, attraverso l'intervento delle persone del posto. E una donna, per ritornare così, non veniva violentata, la donna era rispettata. E quando una donna veniva maltrattata, il vicinato interveniva subito. Oggi si girano le spalle. Ecco, cos'è la... Questo è il capovolgimento della situazione. Attenzione, perché la violenza è sempre da condannare, ma oggi siamo messi molto molto male da quel punto di vista. Ci sono altre domande? Signora? Prego. Io ho una. Dobbiamo ricordarci che la violenza era nella legge di Dio, perché praticamente se chi subiva un torto non si fosse vendicato, non c'era più giustizia. Quando è che è nata la giustizia? Quando si è fatto un patto dove gli uomini hanno delegato allo Stato, quando si sono diventati civili, hanno delegato allo Stato l'esercizio della violenza, cioè la giustizia. E il risultato è quello che noi oggi raccogliamo, dove sono d'accordo con Mele, la violenza di oggi è di gran lunga superiore alla violenza di quando esisteva il codice barbaricino e quando il bandito Cossetti, un famoso bandito,
di Oliena, Corbetto. Corbetto amministrava la giustizia, io lo immaginavo tipo Salomone. Quindi finiamo questo discorso della violenza. A me ha colpito quello che lei non ha detto, parlando di droga, e quello che non ha detto Ettore, parlando di droga, perché voi sapete molto di più di quello che avete detto. Come mai il problema della droga non può essere risolto? Premesso che è una barbarie mettere in galera i ragazzi che si drogano, è un crimine assoluto. Perché chi purtroppo cade nella droga non deve soltanto aiutare, per sia che sia caduto perché è debole, sia che sia caduto per fatti più grandi di lui. Quindi chi non capisce questo, ed è la maggioranza delle persone, sono dei barbari. Però non si può soltanto criticare, si deve proporre, e nel proporre bisogna avere il coraggio di attaccare i vertici. A me è successa una cosa molto semplice, non vi faccio il nome. Parlo con un funzionario dello Stato che mi dice in tribunale a Cagliari circa la cocaina. Ho chiesto di poter entrare con i cani antidroga per acchiapparne qualcuno, forse qualche magistrato, forse qualche avvocato. Mi è stato negato. Motivo. E se poi facciamo un buco nell'acqua? Io ho finito la carriera. E io gli ho detto a questo funzionario, ma lo sai con chi stai parlando tu? Con chi sto parlando? Con Carlo Piruto. Sì, ma lo sai chi è Carlo Piruto? È uno che ha un problema giudiziario da una vita. Sì, ma io fornisco di droga ai magistrati, agli avvocati, alle pratiche giudiziarie di Cagliari. Lo sai o non lo sai? Dato che sai queste cose. È venuto un colpo, è impazzito. Io ho detto, ti sto prendendo per il culo. Ma dimmi una cosa, se è vero come sembra che sia vero, che nel palazzo di giustizia di Cagliari ci sono personaggi che amministrano la giustizia o partecipano all'amministrazione della giustizia, che si drogano, ma chi la comprano la droga? Denunciano forse chi gliela fornisce? O la rubano dalle droghe sequestrate? Dovete accusare o proporre accusando, altrimenti non si risolve il problema della droga. Io sono un presuntuoso. Se fossi un magistrato o un ufficiale dei carabinieri con pieni poteri, la risolverei in 3 mesi. Con Ettore lo so. Rispondi tutto assieme. C'è la signora che si è prenotata, che deve fare una risposta unica. Signora, prego. Sì, io volevo fare una domanda a Don Ettore. Perché io conosco molto bene le RENS, perché per motivi di lavoro la frequento abitualmente. Io non vedo soluzioni, non esistono. Lei ne ha qualcuna? Dove li mettiamo questi ragazzi? Io seguo un ragazzo che potrebbe uscire anche domani, perché ho commesso un reato abbastanza banale. Non sappiamo dove sistemarlo. Lei ha qualche idea? Beh, non penso che sia qui l'occasione, perché sarebbe abbastanza complesso, ma dare un concetto voglio esprimere. Questi sono dentro perché sono considerati socialmente pericolosi. Lei pensa che nella società non ci siano altri socialmente pericolosi? Io sono socialmente pericoloso, lo riconosco. Non dico di chi occupa posti ad alto livello, come dicevi tu Carlo, nel tribunale, che sono socialmente pericolosi. Allora, il discorso è un discorso lungo, però, che su questo aspetto non c'è si deve... neanche libertà, è nella bandiera canese. Comunque, è il discorso della pericolosità sociale che va rimesso in discussione. Questi che sono lì dentro, che lei li conosce anche meglio di me, che le frequenta, io vado solo a fare la messa la domenica e quindi li vedo così, non li considero più socialmente pericolosi di chi sta fuori. Tant'è vero che fuori si commettono reati di cui parlavamo prima, no? Di chi uccide la moglie. Quelli non sono socialmente pericolosi. Allora, la risposta che io propongo di una struttura che non sia tipo REMS, ma che siano tipo
io ne conosco una, si chiama Comunità La Collina, che è chiusa, però dove possono circolare, dove possono avere rapporti anche di carattere amicale, affettivo, sotto controllo. Certo che da noi sono sotto controllo. Sono ragazzi che hanno commesso omicidio, che sono anche loro socialmente pericolosi, perché è un reato che si può reiterare. Allora, una risposta che si può dare nel tempo, quindi no, chiaro, lei né io, ma è un discorso molto più complesso, che molti oggi psicologi, psichiatri, giuristi propongono, che ci vuole anche il superamento delle REMS. Cioè, perché socialmente pericolosi è un concetto che va ridiscusso. E lei li conosce meglio di me, io ne conosco qualcuno in modo particolare perché è del mio paese e lo conosco da quando era ragazzino. E nelle condizioni anche psicofisiche in cui si trova, ma è socialmente pericoloso. Perché uno di loro, non posso fare nomi, mi dice, ma perché non mi prendi? Ma perché non mi porti da te in comunità? Perché lo conosco quando era nel carcere minorile. E io dico, lo sai, non si può. Ecco perché oggi bisogna mettere, chi ci lavora lavora benissimo, le REMS stanno andando bene, chiaro, però bisogna anche pensare al dopo REMS, come abbiamo pensato al dopo PG, è già il momento di pensare al dopo REMS, al concetto della pericolosità sociale, che non è solo per loro, e a loro si possono dare risposte più dignitose, perché lei sa meglio di me dove vivono, come vivono lì dentro. Si può fare una vita più umana. Il ragazzo che seguo io ha picchiato il padre, cioè pericolosità sociale tanto quanto. Quindi lui potrebbe uscire anche domani, il magistrato si chiamerà, cioè, ma non sappiamo veramente dove mettere. Ecco, allora per questo che bisogna attivare strutture che dove possono stare questi, ma non lì. E come problema che facciamo tutti, cioè lo scarto, siccome non sappiamo dove metterlo, lo mettiamo lì dentro. Non deve essere la nostra intelligenza trovare altre risposte perché non vadano a finire lì dentro? Ecco, questo è il mio concetto. Come abbiamo superato l'OPG, dovremmo anche superare le REMS. E chiudo perché il discorso è molto lungo. Andiamo a chiudere l'intervento finale dell'avvocato Ramazzotti, un saluto di Annino, poi Beppe e poi c'è un altro momento. No, l'unico mio intervento finale è soltanto un grazie. Perché ci hai riportato a parlare di temi dei quali probabilmente troppo poco parliamo. E lo accenno perché può essere una soltanto un'altra occasione. Non voglio una risposta, non voglio una risposta. Ma che cos'è la certezza della pena vista dalla totale incertezza nell'esecuzione della pena, dei diritti e delle condizioni di esecuzione? Però sarà un altro convegno. Nino, un saluto e poi io vi saluto e vi ringrazio, e comunque per rispondere un attimino al signore che la soluzione no, nessuno di noi ce l'ha, però parlandone sulle cose si possono trovare le soluzioni. L'importante è veramente renderci conto, ma questa è veramente una questione culturale, che accorgerci che ci sono delle cose che non vanno bene. La repressione non funziona, non risolve il problema, il carcere non risolve il problema, le comunità non possono essere il trampolino di lancio del dopo carcere. Io dico, come ho detto all'inizio, dico solo questo: si facciano avanti i giovani, diamo ai giovani la possibilità di costruire un nuovo futuro, una nuova società, perché una società migliore noi ce la meritiamo. Diamo a loro questa. Noi attenti alle nostre soluzioni, perché potrebbe essere, noi siamo già troppo in ritardo alle soluzioni. Aiutiamo i giovani affinché veramente queste cose, queste soluzioni arrivino. Vedrete, ci sono, io l'ho detto, lo Stato ha combattuto e è messo a tacere la lotta armata, che era a un livello quasi per colpire, come dicevano, il cuore dello Stato. Perché non trova qui la soluzione? Per quale motivo? Perché ci sono fiumi di denari che circolano a tutti i livelli, sia quelli che speculano sulla salute e sulla distruzione dei giovani, sia poi nei livelli più alti ci sono fiumi di soldi. Nei carceri girano fiumi di soldi. Ecco, allora i conti
facciamoli rifare ai giovani questi conti qui, affinché non si continui con questo percorso. Questo percorso non ci porta da nessuna parte. Ma la cocaina distrugge il cervello. Il rischio dei giovani sa qual è? Che i nostri giovani non avranno più cervello, perché la cocaina, lo sapete, distrugge il cervello. Sì, certo, distrugge tutto. Grazie a tutti. Incontriamoci ancora. L'ultima, da 30 anni c'è uno slogan: liberarsi dalla necessità del carcere. Questa è l'attività culturale. Noi che siamo qua dentro possiamo essere portatori per far cambiare questa mentalità. Ci vorranno altri 30 anni, me lo auguro, che almeno fra 30 anni. Liberiamoci dalla necessità del carcere. Questa è l'esperienza e la testimonianza che Annino ci ha dato. Grazie. Allora, scusate un attimo che rubo due minuti, ma proprio due minuti. Tanto vi ringrazio per essere stati qui e per aver partecipato attivamente alla serata, che è la cosa più importante. Voglio dirvi una cosa. Io, come ho conosciuto Annino, e oggi per me Annino veramente è un fratello in più, l'ho conosciuto da Ettore, ma non perché c'era Annino, ma perché casualmente ho trovato un suo libro, l'ho letto e mi ha colpito. Siccome ho il brutto vizio di prendere penna e scrivere a chi mi viene in testa di scrivere, scrivo a tutti sinceramente, ho scritto ad Annino e da lì è stato un susseguirsi di lettere, ne ho una cassetta piena e poi per fortuna, o perché l'ha voluto lui o perché gliel'ha consentito, è arrivato a buon cammino e l'ho conosciuto anche personalmente. Ecco, perché ho detto questo? Perché poi alla fine, oggi noi abbiamo, ci è stato presentato un libro, dobbiamo, e Annino in questo è maestro, dobbiamo veramente uscire da qui e non far sì che quello che si è discusso qui rimanga qui. No, portiamolo fuori. Come possiamo portarlo fuori? Proprio facendo una cosa che nemmeno il nuovo Presidente del Consiglio ha citato per un solo attimo durante la giornata in cui è stato nominato: la cultura, la scuola, l'educazione. Dobbiamo metterci in testa e lottare per questo, diventando partecipi attivi della politica, non più persone che delegano. Partecipi attivi vuol dire proporre in continuazione, attraverso il web, attraverso la modernità, attraverso tutto quello che oggi ci consente, invece di mandare messaggini stupidi che non servono a nulla. Diffondiamo la necessità di partire dalla scuola materna, educando i nostri figli a conoscere sì diritti e doveri, ma soprattutto a capire che si ragiona con l'anima, col cuore, chiamatelo come volete, col nostro dentro, col nostro io, non con la pancia, come qualcuno oggi ci fa capire che bisognerebbe ragionare. Dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi, sì, a 4 anni hanno già il telefonino in mano, saranno cose che servono, ma è così bello far sì che i ragazzi riscoprano i profumi della natura, e Annino in questo ce lo insegna, che ci scoprano, che riscoprano tutto un insieme di cose che vanno scoperte, anche il rispetto degli altri, perché questo è fondamentale, anche quando si siedono in un pullman, che capiscano che devono smetterla di urlare, di mettere a tutto volume le musiche o mettere i piedi su un sedile. Si incomincia da queste cose. Annino, nei suoi libri, nel suo lavoro che ha fatto con una scuola in particolare, ha cercato di sensibilizzare tutti coloro che ha incontrato a ritrovare, a ridare un senso alla vita. È vero che è un mistero, ma dobbiamo ridare un senso alla vita, che poi è fatta di cose semplici. Ed ora, per non annoiarvi più, vi dico che di là, magari gli do un attimo il microfono, se vieni Giorgio, c'è un amico che fa cultura biologica e che oggi ha portato qui degli oli essenziali. 2 minuti Giorgio, poi lì potete parlare con lui per gli oli essenziali, perché anche questa è una riscoperta che ci può far capire che oggi che si dice non c'è lavoro, non c'è questo, ripartiamo dalla terra.
soprattutto noi in Sardegna, ripartiamo dalla terra. Dalla terra veramente trarremo tanto, tantissimo. Terra, cultura, e stiamo tranquilli che potranno sicuramente davvero far rinascere questa Sardegna. Buonasera a tutti, io sono Giorgio, appunto sono un agricoltore, mi occupo di produzioni agricole in biologico certificato, perché insomma per una questione etica ho sempre preferito lavorare in situazioni diciamo non chimiche. Mi occupo di produzione di oli essenziali, quindi lavoro diciamo in un ambito sconosciuto ai più. Lavoriamo con piante sarde, cerchiamo in qualche maniera di dare informazioni in Sardegna, perché noi ci occupiamo soprattutto in Sardegna, dare informazioni sugli oli e sulle piante, perché 60 anni fa in Sardegna c'era una tradizione fortissima sull'uso delle piante officinali e l'abbiamo persa, perché i presidi diciamo dei medici 60 anni fa erano i rioni, i quartieri, dove c'erano le signore, le ziette che si occupavano appunto delle erbe e che riconoscevano diciamo le patologie in maniera quasi, come dire, con una certa precisione, e quindi indicavano delle soluzioni così molto semplici ma efficaci. Oggi questo si è perso, purtroppo è un patrimonio che abbiamo perso e dobbiamo recuperare in qualche maniera. Ecco, noi con gli oli essenziali cerchiamo di riavvicinare le persone alle nostre piante intanto, e poi a questo nuovo prodotto, che è un qualcosa che dovrebbe essere, secondo me, in Sardegna perlomeno conosciuto, perché in tutta Europa conoscono le piante medicinali della Sardegna, noi sardi invece purtroppo ci stiamo un po' allontanando da questo patrimonio. Grazie. Se volete avvicinarvi per sentire gli oli, io sono qui. Grazie, Giorgio. Grazie. Ecco, no, che andiamo, sono qui in salute, e come spesso mi capita di dire anche ai ragazzi della penisola, lo dico in sardo, allora poi glielo spiego, non ci farebbe male un po' tornare su connotto, eh?